Le piogge con cui è iniziata questa settimana riaccendono i riflettori sulle fragilità idrogeologiche del nostro territorio. La situazione più critica ieri ad Apecchio, dove sono bastati 20 minuti di pioggia intensa per causare l'esondazione del torrente Biscubio nella zona industriale. Invasi dall'acqua solamente uno studio tecnico e due magazzini che hanno subito danneggiamenti, ovvero strutture più vicine al torrente. Ascoltiamo il punto della situazione descritto dal sindaco Nicolucci in questo mercoledì mattina. Dopo le 14, un punto critico si è verificato intorno dalle 13.30 alle 14 e poi la situazione, fortunatamente le precipitazioni sono interrotte, quindi poi l'acqua ha cominciato a defluire, c'è stato un innalzamento del livello del fiume da contatti con la sala operativa della protezione civile a 4,20 metri circa. Poi dopo è cominciato a scendere, dopo era sceso di 2 metri. Dopodiché il fiume mantiene una certa intensità, ovviamente le precipitazioni si sono via via diradate, siamo sempre in allarme, abbiamo aperto il COC, il centro operativo comunale, siamo in contatto con la protezione civile, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri, e quindi anche adesso siamo in una situazione di estrema attenzione. Dunque sono caduti, mi dice la protezione civile, dai rilievi 48 mm di pioggia in quel picco particolare, ovviamente le piogge sono iniziate da ieri mattina in modo graduale, poi hanno raggiunto quel picco nell'orario che ho detto. Nessuna persona coinvolta, ma qualche danno materiale, seppur contenuto, si è registrato. Fatto sta che alla luce anche della maxi alluvione di 4 mesi fa, le aree interne restano in costante stato di allerta ad ogni precipitazione. Ci siamo abituati purtroppo, dico purtroppo perché questa abitudine avremmo voluto non averla, ma a precipitazioni, ad eventi che sono sempre più anomali, e quindi quello che una volta era un'anomalia veramente eccezionale, adesso vediamo che si sta manifestando qui o altrove in situazioni di maggior frequenza, per cui forse dobbiamo cambiare un po' tutto il nostro approccio all'osservazione dei fenomeni atmosferici.